I miei infermieri mi hanno chiesto cosa è successo. La mia risposta è stata una cosa brutta. Una cosa brutta che non ci aspettavamo. Per noi è stato veramente uno tsunami. È capitato quindi di affrontare la prima ondata quando nessuno sapeva cosa ci stava capitando. Tutti noi sapevamo che questa malattia era in giro, cioè l'epidemia c'era, si era mossa dalla Cina, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che questo sarebbe successo a Lodi. Ci sei? Buon lavoro. Grazie. Va bene, sedersi. Giovanni, buongiorno. Ci sono un po' di camici ancora non identificati, identificateli. Cortesemente identificate i camici, pretendete anche di identificare. Cioè sembra di essere da sempre in questo scenario, da una vita, e poi in realtà sono meno di 100 giorni. Anche perché se gli operatori... Meno, cioè sono 3 mesi circa. Eppure si fa fatica a pensare a come era prima. A noi è cambiato tutto in 24 ore. The story of Italy's coronavirus outbreak starts here. On the 20th of February, there were no known cases of COVID-19 in Europe. Doctors were aware of what was happening in China, but no one in Lodi expected their small provincial hospital and its sister clinic in Codogno, 15 miles up the road, to become the epicenter of the outbreak. Quella sera io e mia moglie dovevamo andare a teatro e a quel punto erano le 9:30 di sera e ho ricevuto la telefonata della segretaria della direzione generale. Io a Codogno ero in turno in rianimazione e sono stata attivata per un paziente giovane sano con un quadro di insufficienza respiratoria ingravescente. Per cui lo tranquillizzo, gli spiego che la situazione è sicuramente una situazione seria, grave. A quel punto la moglie ci racconta di questa cena avvenuta un paio di settimane prima tra suo marito e un suo collega italiano ritornato da un paio di settimane dalla Cina. Adesso vado a rispondere. Per cui l'abbiamo isolato immediatamente, ci siamo messi i dispositivi di protezione individuale, abbiamo blindato la rianimazione, questo vuol dire che da quel momento nessuno ha messo più piede in rianimazione. La prima strategia è stata quella di un contenimento massimo, quindi fare terra bruciata intorno al primo caso. Dr. Paglia knew his small A&E department in Codogno didn't have the resources to cope. So, in the middle of the night, he prepared to move the whole operation to the bigger hospital in Lodi. E vabbè, quindi c'è stata questa cosa, poi sono partito per fare questo, per cominciare a svuotare quel pronto soccorso, e lì la cosa poi che mi ha colpito è che quando sono entrato ho visto il secondo caso, il secondo paziente. Quello e il peso del secondo paziente è importante, perché se hai un caso vuol dire che hai un caso, se hai due casi vuol dire che hai un'epidemia. What Dr. Paglia and his colleagues didn't know was that the virus had been incubating in the community for weeks. Suddenly, patients began arriving in huge numbers. Cioè, la prima ondata sono state 60 persone.
They all need one thing: oxygen. Il tema prevalente, quello che c'è proprio su cui ci siamo, almeno io su cui io mi sono concentrato molto, era concentrarsi affinché il sistema reggesse. Se il sistema sanitario anche riesce, è allora un disastro. In the very beginning we were astonished. It was clear that that was a sort of mass casualties. So just to give you a rough idea, this was the overcrowd situation that we had in the very beginning. These are the aisles in our emergency department. All the other rooms were already filled up by patients. So this was the situation where you are deeply in the crisis here, and you have to cope with that. It's a sort of nightmare. I have more or less 30 years of experience, but I was not ready to see what I've seen. Because when you have 25 patients, every single patient intubated, ventilated, paralyzed, this is an unconventional view in a European ICU. Abbiamo cercato nel casino totale di questa cosa, di ovviamente organizzare tantissimo, proprio la logistica, ristrutturare le cose, le postazioni, gli aggiornamenti, i rifornimenti, gli ingressi. Oggi avete fatto tutta una serie di ingressi, di uscite, di percorsi, eccetera. Eh? È arrivato? Ah, scusate, è arrivato un bus. Riassunto le puntate precedenti, poi vediamo se condividiamo una cosa. Questo è un malato di 56 anni, correggimi se sbaglio, sì, che ha fatto un ingresso in pronto soccorso per polmonite bilaterale, che è qua da vedere, Enrico. Sì. Questo è subito dopo, questo è il primo torace con polmone totalmente abbattuto. Allora, decisione un pochettino difficile, perché molto ovviamente difficile. Siamo un po' fuori dalle cose normali, però gli facciamo un attack, perché ovviamente è un malato che così, senza poter ventilare, muore. Sì. Purtroppo, certo. È una roba un po' al limite, ovviamente, i rischi sono tanti, con lui ne ho accennato, se siamo tutti d'accordo io seguirei questa strada qua. Anche okay. Perché non ha altre possibilità. Ok, parliamone con moglie e lui e gli spieghiamo la cosa. Ecco, stanno portando. From the very beginning, the COVID wards were sealed off. No family allowed. But what about patients who might not make it? Dr. Storti and the team decided to break with the norm, only in the most critical cases. Okay. Adesso lo portano su, ci vediamo dopo. Ok? Va bene. Dai. Arrivederci. Venga, signora. La signora è la moglie del dottor Storti. The patient's wife is also dressed in full protective clothing. Niente, proviamo a fare questa cosa qua. È ovvio che la situazione ha le sue criticità, lo sa bene, l'alternativa però non l'abbiamo, e per cui crediamo sia giusto provare a dare questa chance. È una cosa difficile, ovviamente, un po' complessa, però è la cosa che ci sembra giusto fare. Il post-operatorio lo farà da noi in terapia intensiva, e quindi subito uscito dalla sala, sempre sul settimo piano, quindi non cambia piano in terapia intensiva. È stato possibile fare, adesso dobbiamo combattere. Appena abbiamo finito ci riparliamo, dai. Arrivederci. Coraggio. Ti aspetto. Sì, 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 ci vediamo su, io appena subito esco e dico com'è andata. Ok, potrei meglio fare. E poi onestamente non mi era mai capitato di stare così tanto tempo in ospedale. Ecco, no, c'è stato un momento brutto. Mi ricordo che ci sono stati alcuni giorni, dopo un po' di tempo, in cui proprio ho dovuto un po' mollare. Per cui, non so, banalmente mi sono preso, che ne so, 8 ore per pensare ad altro o banalmente dormire. Non ricordo questa sensazione esatta, cioè di sentirti in colpa perché avevi dormito. Io faccio che vado su e poi
Dr. Paglia has barely left the hospital since the outbreak began. Cioè non qua, cioè nel senso c'è sotto un letto, cioè una poltrona letto, c'è anche il materasso, c'è anche il cuscino là. Veramente è stata una serie di bombardamenti emotivi. Buongiorno, dai, sedetevi, 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 sedetevi. Ed esattamente come normalmente facciamo, facciamo il rapporto di stamattina. Allora, il rapporto di stamattina va bene, nel senso che siamo scesi sotto a 40, finalmente abbiamo solamente 35-36 persone in pronto soccorso. Domanda di rito, come al solito, quanti dei presenti hanno prenotato, sono andati o hanno fatto la telefonata per programmare l'incontro di counseling? Per favore, sulle mani. Sempre troppo pochi. Cortesemente prenotate perché questa cosa è importante, va bene? Domande? Nessuna domanda? Ok. C'è la consapevolezza da parte di tutti e anche mia di non dover sottovalutare determinati aspetti di questo tipo di esperienza e dover imparare a conviverci. Denise 7619. Guarda qua, mi riconosce dagli occhi. Dagli occhi, per forza, 7, non ti conosco. Non ti ho praticamente mai vista. 7637. Voilà. Thank you. Per io gli occhi dicono sempre tutto. Ti dicono se è questa persona preoccupata, se è felice, se è appena finito di piangere. Scrivere il nome sulla divisa, lo scherzare un attimino lì, tutti bardati, guardarsi negli occhi per un attimo è un modo per riconoscersi e per scambiare un po' di quelli che sono le relazioni, ecco, insomma, le nostre relazioni interpersonali. Ci sono stati giorni e settimane in cui veramente non si vedeva la luce in fondo al tunnel. Oh mio Dio, direi che la radiografia parla assolutamente da sola. Buongiorno. Buongiorno. Da quanto tempo la febbre? Non è. Apriamo un attimo questo braccio, bravo, se no non riesco a inchinarmi. Bravissimo. Siete voi brave. Guarda. Veramente però. La prima cosa che noi dobbiamo fare è ascoltarli. Ma è comodo così? È comodo? Ovviamente sono terrorizzati da quello che sta succedendo. Va ancora meglio se rimaniamo a pancia in sotto, ok? E ci siamo portati a casa un bel bagaglio di sofferenza, telefonate ai familiari, proprio è stato veramente molto 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 pesante. E poi c'è la paura anche per se stessi e per la propria famiglia. Io non vedo mia mamma dal 15 di febbraio, mia mamma e mio papà. Insomma, non è semplicissimo. Inizialmente quello che succedeva qua dentro è stato taciuto per ovvi motivi di ordine pubblico, per ovvi motivi. Anche questo ha contribuito un po' all'isolamento, no? Il fatto di essere lasciata sola, che non venisse compreso quello che noi stavamo facendo, ma soprattutto vivendo. In the initial weeks of the outbreak, Dr. Stefano Paglia did not go home. He was battling a virus that the rest of Italy, of Europe, had not yet woken up to. Stuck inside the hospital, he exchanged WhatsApp videos with his family living their lives on the outside. Questa è del 25 di febbraio, beh, 25 era pesante, e questa è mia figlia che scia, perché era in montagna. La cosa più strana in assoluto era quando parlavo con mia moglie
e io gli parlavo di situazioni che qui erano la realtà, no? E io mi rendevo conto che mia moglie mi guardava e secondo me pensava: questo è diventato matto. Ah, è questa qua? Sì, ok. Cioè. Camillo, sono tuo padre. Scusa, questa è troppo forte. Va bene, ciao. Questa è una cazzata. I miei colleghi che invece andavano a casa dicevano che era veramente assurdo andare a casa, uscire dall'ospedale e vedere una situazione, diciamo, pseudo normale e poi tornare al lavoro e vedere questa situazione qua. Facciamo proprio fatica a vivere questa dicotomia. Cioè, prima o poi arriva il momento di affrontare certe cose, non si possono tenere la scatola per sempre. Prima o poi bisogna aprirla sta scatola. Netflix c'è SpongeBob, la sesta e la settima stagione. Ho intenzione di vedere l'ultimo episodio per vedere se è vero che SpongeBob muore. Dovreste vedere, c'è una lunga serie che dice veramente di merda. C'è anche, se volete potete vederla. Stefano Paglia has two homes. One with his colleagues in the hospital. The other with a wife and two teenage daughters. He's only seen them a handful of times since the outbreak began. Beh, la prima volta che sono uscito è stato molto strano. Molto, molto strano. Decisamente molto strano. Mi sentivo davvero fuori posto. Uno strano mix di sensazioni, tra cui anche il senso di colpa per essere lì in quel momento. Cioè, una cosa molto confusa, devo dire. Era molto più in ansia, più consapevole di noi sicuramente. Ma perché appunto era circa... Inizio marzo, prima che chiudessero tutto, quindi inizio marzo. C'era molta voglia di rivederli, però era veramente una cosa che paradossalmente quasi avrei preferito non fare. E quindi... però è stato bello. Sì. Entusiasmo proprio a mille. È stato bello, sì, però, cioè, quasi se... cioè, tu eri veramente strano quel giorno. E non tolgo mai la mascherina. Facciamo attenzione alle posate che uso io, ai piatti che uso io. Poi posso sparecchiare per mettere le cose nella lavastoviglie, ma non posso apparecchiare. Posso caricare la lavastoviglie, ma non la svuoto. Beh sì, è una cosa che manca sicuramente questa del contatto fisico, però d'altronde è così. No, io mi rendo conto di una cosa che forse è un po' particolare, cioè mi rendo conto che io a loro devo veramente tanto, perché questa è una realtà che ha tirato fuori molte più fragilità di quante pensavo di averne. E avere la possibilità di avere una famiglia forte, non so come dire, di persone solide, per me è stato molto importante e mi rendo conto anche del fatto che probabilmente per loro deve essere abbastanza pesante, no? Comunque avere
avere a che fare un pochino con me e con quelle che sono un po' le cose che un pochino mi porto dietro, no? È molto bello poter stare a casa, sicuramente molto bello, ma anche molto difficile. Non è tanto un concetto di stare a casa, è un concetto di conciliare la normalità delle cose. Sì. Sì, ma... sì, ma anche adesso comunque io e lui per esempio non abbiamo la stessa visione, tuttora. Sì, non siamo proprio mai esattamente tornati sullo stesso pianeta, come si dice. Sono, è vero, sono delle realtà diverse. Questo è quello che secondo me vuol dire essere su due pianeti, perché per noi è scontato, okay, che così non si può continuare per sempre, mentre tu pensi che così si continua per sempre. Prima di tutto questo ero tendenzialmente un ottimista, adesso molto meno. E paradossalmente invece Cristiana, che è sempre stata una tendenzialmente iperrealista, un po' pessimista di base in partenza, adesso in questo contesto è diventata lei quell'ottimista. Questa è una cosa strana, devo dire. Look around the streets of Italy today and it seems as if Cristiana the optimist might be right. Lombardy is trying tentatively to get back to some kind of normality. Shops, cafes opening up. And after so many months of deaths mourned only in private, the first low-key public funerals. At the hospital too, things are quieter. COVID patients arrive individually, no longer in waves. Ha capito dove siamo? No. Siamo in pronto soccorso. But perhaps the medics at Europe's hospital number one have understood this virus in a way the world outside has not. Penso che tutti ci sentiamo un po' cambiati. Beh, penso che anche la società cambia. Siamo chiamati veramente a dare tantissimo di noi stessi in termini sia di energie fisiche che di energie mentali, perché comunque lo stress è elevatissimo. Spesso io penso, oh mamma, oggi sono distrutta, ma poi penso, però la Maria Teresa in pronto soccorso, anche lei è distrutta, ma va avanti, quindi vado avanti anch'io. Nicolò in subintensiva, anche lui è distrutto, ma va avanti, ce la fa, e quindi ce la faccio anch'io, insomma, è così. Qualsiasi. No, grazie, guarda. Buonasera, è sempre festa. Ma che bello, posso aprirlo? Assolutamente sì. Vuoi passare per Regina? Sì. Perché quando noi eravamo eroi ci facevano anche dei regali. No, adesso è passato, È probabile che qualche focolaio riesploda, però in questo momento siamo pronti. Beh, dice che porta fortuna a dare un pugno all'uovo. Anche mio figlio, però 8 anni. Tragitto di andare a casa mia. Noi siamo andati in sirena. Ho trovato veramente tantissimo traffico. Portare il bimbo. Abbiamo un grosso problema, che la gente chiaramente è stufa di stare in casa, ha bisogno di lavorare. Tutte queste cose sono essenziali, lo sappiamo, ma siamo ben consci del fatto che se riesplode potrebbe riesplodere in maniera ancora più cattiva. Ci sono alcuni momenti in cui proprio non penso niente. Quando mi vesto e metto i pipì è uno di quei momenti in cui non penso a nulla. Ma penso solo a prepararmi e basta. Pensare al ritorno alla normalità in questo contesto sia una trappola.
questa tentazione del rifiuto è sempre stata costante. E adesso, che siamo all'inizio di una fase nuova, la vedo anche in questa accanita volontà di dover pensare al ritorno alla normalità. Io penso che si debba accettare l'idea che questa è la nostra normalità e questa va affrontata.